Buongiorno amici e benvenuti su questo nuovo video. Oggi vi voglio raccontare di quanto io sia coglione. Sono qui, sono venuto al Cremona Circuit per tre motivi. Numero uno, rodare questo bad boy e quest'altro bad boy. Uno è un motore preparato da gara che verrà utilizzato alla Yame Series ad Adria, ovviamente non da me, mai dai piloti GPG Sport, mentre quello è il mio che avrei dovuto rodare sia per me sia che per qualche noleggio. Sono venuto qua, ho fatto anche delle storie Instagram dicendo: ragazzi, guardate che bella questa pista, oggi è tutta per me, posso rodare. Ho montato il go-kart, mi sono messo là tutto, ho preparato le telecamere, ho sistemato i microfoni e vado a fare il biglietto. E la commessa mi ha guardato così. Sono lieto che comunque unicarvi che la pista è chiusa. L'idea di questo video era chiamarlo Sono Tornato. Bella raga! Un sacco di musichette, un sacco di riprese, per poi darvi a fine video una ottima, ottima notizia, che però non sarà di questo video, sarà magari nel prossimo, che si chiamerà Sono Tornato. Purtroppo però adesso devo rimpacchettare tutto e devo cercare una pista, perché devo assolutamente, assolutamente rodare. In questi giorni sarò fuori con dei clienti e quindi deve essere tutto ovviamente sempre perfetto, il motore rodato, e quindi devo cercare una pista. Non lo so, adesso o vado a Sette Laghi, anche se è un'ora di distanza da qua, oppure vado sulla pista di Codogno, che è molto vicina, non l'ho mai provata, ma ha detto che è molto stretta. Vediamo se riusciamo a rodarlo lì. E vabbè, ovviamente vi porto on board con me in qualsiasi caso. Direzione? Non lo so. Arrivato a Castelletto e non poteva mancare il mitico paninazzo con la cotoletta. Adesso mi devo muovere però, che devo rimontare il kart. Sono già le 2, quindi non avrò moltissimo tempo per rodare due motori e provare a fare qualche giro tirato per rimettermi un po' in forma, perché alla fine del video ho deciso, vi darò una notizia molto interessante e quindi ovviamente guardatelo fino alla fine. Carte pronto, è qui. Oggi sono veramente come uno scappato, non ho neanche il manometro, non mi interessa perché devo veramente solo rodare e rifarmi un po' il fisico e i guantini da gara, perché anche i miei sono cotti. Devo comprare degli altri. Cosa mi consigliate? Ancora il Pinestar o qualche altra marca? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Comunque niente, adesso si roda, vi porto con me, vi racconto un po' di cose che succederanno nel breve. I guantini tattici, che brutto. Vabbè, speriamo di aver fissato tutto. Sì. Fa un caldo senza senso. Io pensavo che con questa ombretta non facesse così pena. Invece... no, forse è meglio che lascio stare il go-kart. Bene, si parte. E sono già stanco. Il kart non frena, ma non ci serve oggi. Oh, uno è già morto. Gironzolando per Sette Laghi. Vi facciamo un bel 12 giri, ragazzi, fatemi compagnia! Sulle mani! Sulle mani, Pavia! Prima che si grippi tutto! Guarda come sguizza! Tra le curve dei Sette Laghi! Il carro frena, oddio! È velocissimo! Cazzo, però spinge, oh! Ah, vi dirò una cosa. Ci sono i motori da gara e quelli di allenamento. Quelli di allenamento sono molto meno spinti, hanno tolleranze più basse. Quelli da gara hanno tolleranze più piccole e vanno molto più forti. Il problema è che si rompono di più, e io ho detto fatemene uno d'allenamento che mi serve per il cliente G-Sport, e invece mi hanno dato uno da gara e quindi sono terrorizzato. Quindi oggi è il giorno della verità, altrimenti lo prenderò d'allenamento, però ha molta più schiena, eh. L'assetto a caso. Comunque è una bella passeggiata. Guardate che nuvolazze, oh.
cazzo il grip c'è, questa settimana hanno fatto la finale della Rotax, è una gara della Rotax e quindi è molto piccoso. Attenzione, entra qua, cattivissimo, il 380 si mette in scia, blocca le gomme dentro al ristorante ed è primo, non ce l'è per nessuno oggi il miglior rodatore di Milano, rodatemi se siete meglio di me, se mi che spusa. Ragazzi, ho fatto lo show, fatto il festeggiamento che dà nel Ricciardo e c'ho ancora le scarpe di Stimante, bella merda. Magari dopo chiedo un manometro e faccio qualche giro sparato e facciamo 8 e 9, 8 e 5, 8 e 4, 8 e 3 e poi andiamo a fare la finale mondiale. Ho sentito un rumoraccio, pensavo fosse la dottor. Oh madonna. Però me ne servono mille. Lo vado a prendere il rodaggio! Guarda come è puntato! Poi vi volevo raccontare una cosa interessante. Oltre ai due motori, esistono due tipi di telai in GP. C'è quello vecchio, che è il mio, e poi ce n'è uno nuovo, che chiameremo Arturo. Il mio lo chiameremo Alfredo, perché ci piacciono i nomi con la A. Arturo, quello nuovo, è diverso. Tutti i piloti che l'hanno provato hanno detto che va molto molto meglio ed è anche molto più veloce, si parla di 2 decimini. Io invece ho Alfredo, quindi sto pensando a breve di passare al nuovo Arturo. Qual è la differenza tra Arturo e Alfredo? Arturo ce l'ha più duro. No, in realtà sì, Arturo ce l'ha duro davanti. Infatti Arturo, il telaio nuovo, ha un davanti molto più rigido, mentre Alfredo, questo qua, è più morbido. Questo non vuol dire che sia più leggero, più duro da guidare, significa solamente che il telaio lavora in maniera diversa. Però da quando abbiamo provato il tipo duro di Arturo, stiamo andando molto più forte e quindi per la garetta, se dovessi fare una garetta, ma questo lo scoprirete a fine video, mi piacerebbe provare il tipo duro di Arturo, perché a me che piace molle, a me no, e anche a nessuno, a tutte le mie fidanzate piace più Arturo, e quindi niente, questo è semplicemente una considerazione che volevo farvi. Che bella gomma. Ok, il rodaggio direi che è terminato. Ma si può essere cotti nel rodaggio? Fa veramente caldissimo, ragazzi, sono al 30 gradi tranquillamente, ma umidi, 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 umidi. Niente, adesso vorrei provare a tirare 2 giri. Solo il motore, mi interessa veramente controllare che sia tutto in ordine e che non mi lasci a piedi nel breve, perché come detto questo è un motore da gara. Guardate quanta schifezza ho tirato su, ce n'era talmente tanta che pensate il go-kart non andava dritto nemmeno sul rettilineo, tirava tutto a destra. Ho controllato ovviamente che non fosse altro, ma è tutto a posto. C'è semplicemente così tanta gomma da un lato che spingeva il kart dalla parte opposta, ecco. Comunque è stata una giornata intensissima. Siccome questo video non ha molto senso, perché non glielo diamo, vi faccio vedere due cose sul go-kart, per tornare in tema di tecnica come facevo una volta, brevemente. Per chi non lo sapesse, magari per molti di voi è una cosa scontata e banale, sul carburatore della Yamaha, questo è un carburatore di quelli a membrana, quindi non a ghigliottina come ci sono su KZ, ci sono 2 vitine, ok?
che si possono avvitare o svitare, vedete. Uii. A cosa servono queste vitine? Beh, queste vitine servono appunto a regolare la carburazione nei carburatori a membrana. È molto semplice e la cosa bella dei carburatori a membrana è che si può regolare la carburazione anche in marcia, perché ovviamente essendo accessibili al pilota, il pilota può regolarle durante una gara. Perché sono due? Beh, una regola, diciamo, la carburazione in basso, diciamo nel circuito medio minimo, mentre l'altra regola quella agli alti. Questa più vicina al motore basso, questa più lontana alto. Avvitandola, quindi girando in senso orario, andrete a smagrire la carburazione e svitandole andrete a ingrassare. Un trucchetto che usano i piloti più forti, soprattutto quelli più bravi, nelle partenze che cosa fanno? Vanno molto 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 piano e chiudono, ovviamente non tutta ma parzialmente, la vite del minimo in modo che il carburatore non si riempie di benzina e quindi andando piano 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 magari riescono a cogliere impreparato qualche pilota un po' meno esperto. Ovviamente parlo di gare amatoriali, i professionisti lo fanno tutti, e una volta che viene alta la partenza il carburatore è bello libero, quindi c'è una reazione molto veloce del go-kart e la vanno a richiudere, ovviamente per non evitare di andare in giro troppo magri e spaccare il tutto. Comunque quelle sono due vitine molto simpatiche, molto semplici, non ci vuole molto. Con il motore standard di AME più o meno la carburazione è sempre la stessa, viene indicata, c'è un sito, c'è l'app, e poi ovviamente se volete andare un pochino più di fino ve la regolate voi. Comunque devo dire che a parte in estate quando fa veramente veramente caldo la carburazione è quasi sempre quella. Bene, io adesso mi vesto, torno in pista e provo a spaccare il motore. Allora, ho fatto un turno abbastanza tirato, purtroppo su un rapporto che è lunghissimo, quindi faccio 15.000 giri, non di più. Ma ragazzi, ma io non ce la faccio più a guidare, cioè o mi metto veramente d'impegno a mangiare bene, andare a correre ed allenarmi sul go-kart, che è la cosa più importante, o la vedo durissima, la vedo veramente durissima. Comunque adesso, momento della verità, tiro giù il cilindro, vediamo com'è, se è buono faccio un altro turno lanciato. Adesso per la mia gioia si cambia motore e se ne roda un altro. Che fatica! Va bene! Sono riuscito a rodare due motori, ho provato a tiracchiare anche il mio ed è andato tutto bene. Siccome questo video ancora non ha senso, utilizzerò questi ultimi minuti per dirvi due cose. La prima che mi è venuta in mente proprio oggi, visto che ho incontrato un sacco di voi qui alla pista, che siete venuti a salutare, grazie a tutti per essere passati. La prima, dicevo, è che molti mi hanno chiesto: ma Gaba, cosa stai facendo adesso? Per chi non avesse capito, oltre a provare a fare dei video su YouTube con molto ritardo e molta poca costanza, ho avviato G-Sport Racing in collaborazione con la GP Racing. Che cos'è G-Sport Racing? Beh, sostanzialmente G-Sport Racing è una karting academy, ovvero una scuola go-kart. Al momento offriamo un servizio di noleggio di go-kart da competizione in pista, quindi delle vere e proprie giornate di test su qualsiasi pista voi vogliate. Tutti i nostri go-kart ovviamente sono GP Racing, abbiamo degli X30 Senior, quindi per ragazzi dai 16 anni in su, degli X30 Junior che hanno 10 cavalli in meno, che vanno bene per tutti i ragazzi dai 12 ai 16 anni, e poi ovviamente abbiamo anche i go-kart mini, sempre X30, che vanno bene per iniziare all'incirca da 5 anni. A brevissimo, però, ve ne parlerò ovviamente in un video dedicato, inizierà anche una cosa su cui sto lavorando da tantissimo tempo, che è la scuola go-kart per bambini. Dei veri corsi di gruppo, inizialmente si inizierà con 3 go-kart, sempre su dei go-kart mini X30. Non vi voglio dire troppo in questo video, ma se già vi siete incuriositi, andate a dare un occhio su gsportracing.com, dove potete mandarci o una mail o mandarci un WhatsApp e vi risponderemo con tutte le informazioni che vi serviranno. I corsi di gruppo inizieranno a brevissimo, stiamo ultimando il tutto e appena saranno fuori ve lo farò sapere. Però per i noleggi per adulti, se volete venire a fare una giornata con me in pista a Castelletto, Franciacorta, dove volete, sempre gsportracing.com e organizziamo il tutto.
Oltre alla Karting Academy, come detto, sto collaborando anche con GP Racing per il reparto corse. Come sapete, svolgiamo un campionato che è la Yame Italian Series. E niente, faccio da meccanico e seguo alcuni piloti che hanno avuto dei grandissimi miglioramenti negli ultimi tempi. Ci hanno dato veramente tante soddisfazioni. E basta, penso che questo sia il quanto. E adesso un'altra notizia su cosa. So che l'anno scorso vi avevo promesso una stagione pazza di Race Now, ovvero avrei dovuto competere nella Yame Italian Series. Poi, per vari problemi, che non vi sto a rielencare, se avete già visto il mio video sapete di cosa si tratta, e per il fatto che sono stati molto molto severi sul fatto di poter filmare le gare, le telecamere sono vietatissime, ho deciso di investire i miei fondi su G-Sport Racing invece che sperperarli per delle gare. Però voglio tornare assolutamente a portarvi dei contenuti in pista e soprattutto di gare. Vi dico già che 90-95-99%, a meno che non ci siano dei grandi intoppi come al solito, prenderò parte alla tappa del Car Sport Circuit a Cremona. Quindi già lì dovrebbe arrivare un buon contenutino di gara. Per quanto riguarda l'anno prossimo, l'idea è quella di fare tutto il campionato del Car Sport, ovviamente non tutte le tappe, ma buona parte, giusto per riuscire a essere classificato. Beh ragazzi, grazie per aver sprecato questo tempo guardando questo video senza senso. Spero che ne abbiate tratto qualcosa di utile e di divertente, perché io non lo so, oggi sono talmente impegnato che non so neanche quello che sto dicendo sostanzialmente. Tra l'altro, fra una settimana io sono ad Adria, come detto, a lavorare come meccanico. Per favore, quando vi chiedo di scrivere nei commenti, scrivetelo, perché sennò non capisco più. Ho notato una certa insofferenza ultimamente a rispondere o a commentare. Quindi fatemi sapere, visto che sono ad Adria, se vi piacerebbe vedere un video sul weekend di gara visto dagli occhi di un meccanico. Insomma, Adria vista da un meccanico con la telecamera addosso. E mi raccomando, lasciate like e iscrivetevi. Ciao!